Questo programma è offerto da Trascorriamo un terzo della nostra vita riposando e dormire su materassi troppo datati o di scarsa qualità può portare all'insorgenza di patologie molto fastidiose che condizionano la nostra vita, come malumore, irritabilità, dolori alla schiena, mal di testa, dolori cervicali o agli arti. Per recuperare la forma fisica e la voglia di sorridere, non esitare. Chiama ora il numero verde 800 910 323 per una consulenza gratuita e senza impegno. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla puntata numero 22 di questa stagione del Ruggito Neroverde. Torniamo dopo una pausa forzata la settimana scorsa
per problemi tecnici non siamo andati in onda, aspettavamo tutti la puntata con Bomber Patierno, ma torniamo questa settimana, torniamo con un ospite d'eccezione che subito vado a presentare. Diamo il benvenuto al presidente del Vitonto, Francesco Rossiello. Buonasera, buonasera a tutti. Non potevamo che ripartire dopo una sosta, una sosta forzata con una personalità di spicco, e chi meglio appunto del numero uno della società nero-verde. Da un bomber all'altro, assolutamente sì, da un bomber in campo, un bomber dietro la scrivania. Siamo in compagnia però non solo di altri due bomber, di altri due grandi bomber. Vedremo delle foto del passato di eccellenti calciatori, seppur in ruoli diversi. Partiamo con presentando e dando il benvenuto, la buona serata a Nicola Lavacca, decano dei giornalisti sportivi e non bitontini. Buonasera, che per la prima volta è qui con noi, ha accettato il nostro invito e tra l'altro salutiamo e auguriamo, facciamo anche i nostri complimenti, perché notizia fresca di pochi giorni fa, ripresa anche da Bitonto, del qui presente Mario Sicolo. Un saluto a tutti. Facciamo i complimenti perché per la Nicola, terza volta si è aggiudicato il premio giornalistico intitolato una pizza per grazie pagata una pizza per grazie a tutti. Noi ce l'auguriamo, sì, va bene. Ovviamente ieri sera avevamo annunciato la presenza di Pasquale Civitro, non ce ne voglia Pasquale, abbiamo portato direttamente il direttore del Tapito. Abbiamo fatto un... lo sono mangiato e comunque tra di noi abbiamo portato, abbiamo portato direttamente il titolare. Però anche se avevamo annunciato ieri sera che ci sarebbe stato un angolo social chiaramente dedicato alle vostre domande da casa, e immagino anche in virtù della presenza del presidente Rossiello saranno tantissime, voi ora vi aspettate Nicolino Vacca, che ha dato forfè all'ultimo, come nelle grandi squadre di calcio rischia, in qualsiasi squadra di calcio rischia di accadere. Abbiamo migliorato, perché da Nicola Vacca abbiamo addirittura la direttrice di Radio Doppio Zero, Viviana Minervini, nella postazione, nella nuova postazione social del Ruggito Nero Verde. Ciao Viviana! Ah, buonasera a tutti. So che magari i telespettatori si aspettavano diretta alle 8, in realtà ci sono io. Vi invito a mandarci commenti, suggerimenti, tutto in quello, insomma, quello che potete chiedere agli ospiti in studio. E visto che insomma c'è il coronavirus, ci hanno costretto a stare tutti in casa, approfittate per commentare. Io insomma sarò qui per voi. Grazie Viviana. E allora partiamo subito con gli argomenti. Non ci sarà calcio giocato, ma calcio giocato c'è stato fino a pochi giorni fa. Riprenderemo sicuramente il 22 di marzo, come abbiamo già anticipato quest'oggi. Il campionato si fermerà a causa appunto dell'emergenza legata al Covid-19. Il 15 marzo era già comunque prevista una sosta per il torneo di Viareggio, che quasi sicuramente purtroppo non si giocherà quest'anno, e quindi il campionato riprenderà molto probabilmente il 22 di marzo. Capiremo se a porte chiuse, a porte aperte, o ci sarà un ulteriore slittamento, e se quando riprenderemo si riprenderà con la gara in programma già quel giorno, tipo Bitonto Nardò, oppure ci sarà un intero slittamento del calendario. Analizzeremo questi temi più in là, però iniziamo ad affrontare quelli che sono i temi del calcio giocato, e quindi con il presidente e con Mario e Nicola facciamo un passo indietro a quella che è stata la partita di domenica scorsa. Ci teniamo stretto questo punto, una partita ai due volti, press. Sì, una partita ai due volti, un primo tempo un po' sottotono, dove abbiamo subito quel gran gol di Ancora, e poi nel secondo tempo c'è stato quello scatto di orgoglio da parte della squadra per cercare di recuperare e eventualmente ribaltare la partita. Così non è stato e ci prendiamo questo punto, rimaniamo comunque in testa alla classifica e pensiamo sicuramente subito alla prossima partita. Nicola, Mario, subito parola a voi, siete qui per questo. Ma io diciamo cerco di fare un po' tra l'equilibrista e l'avvocato del diavolo, perché insomma bisogna anche
stimolare il confronto, poi abbiamo il presidente, possiamo anche approfittare, tra virgolette, di capire tutto quello che può avvenire. Chiaramente questa sosta forzata è un po', come dire, un pugno allo stomaco, ma d'altronde il momento è quello che è, bisogna rispettare e tenere in conto. Sono sicuramente d'accordo con quello che ha scritto oggi, ha dichiarato Taurino, che in ballo c'è la sicurezza sanitaria nazionale, quindi bisogna ovviamente mettere al primo posto e come priorità la salute dei cittadini, questo è fuori di dubbio. Poi tutto quello che viene deciso attraverso quello che prende in considerazione il comitato scientifico insieme agli organi, alle istituzioni, eccetera, viene da sé. Diciamo che facendo un passo indietro, credo che domenica scorsa purtroppo sono stati buttati al vento altri due punti. Ritengo che gli altri siano stati un po' vanificati nelle trasferte col Sorrento, col Gladiator e con anche, adesso mi sfugge, con la Gelbison, perché in effetti col Brindisi si poteva approfittare, una squadra che ha molti problemi anche societari. Purtroppo non è stato così, non so quanto sia il rammarico anche del presidente, perché si guadagnava qualcosa in più, soprattutto nei confronti del Cerignola, che era venuto qui a vincere due settimane prima, e ovviamente rimanere almeno il distacco intatto dal Foggia. Non so se ha un po' di rimpianto per questa partita di domenica, che forse poteva essere gestita meglio partendo dall'inizio. Io non ho visto di buon occhio i 5 juniores, qualche titolare è andato in panchina, magari per motivi anche di far rifiatare qualcuno, però si poteva sicuramente fare di più e non dare questa chance al Brindisi, che in queste ultime gare aveva praticamente tirato pochissimo in porta. È venuto fuori questo jolly da parte di Ancora, per fortuna l'abbiamo recuperato con Patierno, ma la vittoria ci avrebbe dato ancora una spinta in più. Sì, come dicevi tu, rimpianto c'è, ma rimpianto c'è anche, come dicevamo prima, su altre partite dove non abbiamo portato i tre punti a casa. Io penso che nell'economia di un campionato dei momenti un po' così appannati ci possono stare. Tutto sta cercare di capitalizzare nelle partite che verranno, tutte quelle occasioni che verranno, anche perché d'ora in poi ci sono 8 partite, per noi saranno 8 finali. Però consideriamo anche questo momento di sosta come anche un momento propizio per cercare di ricaricare le batterie, perché chiaramente questi ragazzi che stanno facendo, non dimentichiamolo, un campionato straordinario, in quanto siamo ancora al primo posto, dove noi l'anno scorso siamo partiti, abbiamo ultimato il campionato con un quarto posto. Quest'anno l'obiettivo era quello di migliorare il quarto posto, chiaramente ora siamo lì in testa e vogliamo raggiungere chiaramente la promozione a tutti i costi. Ce la metteremo tutta e bisogna soltanto lavorare. Mario. Sì, Presidente, voi e soprattutto segnatamente lei e il mister, insomma, ci avete abituato molto bene quest'anno, diciamo la verità, e anche perché sia lei con un trasporto di entusiasmo davvero notevole, potremmo dire addirittura tellurico, visto che lei è stato il primo sempre ad alzare la guardia dopo magari aver subito un colpo imprevisto. Il mister è sempre stato in grado di tenere in pugno l'equilibrio psicologico dello spogliatoio, oltre a dare spiegazioni tattiche, anche se dovesse sostituire Gianni Nitti come massaggiatore, come magazziniere, in grado di spiegare tutto, mister Taurino. Però è indubbio che sono almeno 3 partite che la squadra sembra smarrita, sembra disorientata, sembra aver perduto la sua identità, e non dirò soltanto tattica, ma proprio a livello di anima che affratellava tutti i componenti. E d'altronde io penso che quei cambi quasi rivoluzionari di domenica, credo che il mister abbia voluto attuarli anche per vedere un po' di creare, no, una scossa
all'interno del gruppo, dal momento che effettivamente, come ben si diceva, è sempre quello il gruppo che sta portando avanti la carretta da inizio anno. E quindi queste sono, diciamo, tre domeniche in cui, con tre risultati, la sconfitta, che peraltro ci poteva anche stare quella con il Cerignola, perché il Cerignola è a buon diritto una vera e propria corazzata, al di là delle vicissitudini di inizio campionato, però nessuno può negarci il fatto che sia una corazzata a tutti gli effetti. Poi il pareggio di Taranto e quello di domenica scorsa, che sono di segno differente, perché in ambedue i casi noi abbiamo portato a casa un punto. E dirò da parte mia di osservatore che forse domenica è mancato solo il secondo gol, perché probabilmente nel secondo tempo sarebbe stato il coronamento ideale di tutta una fase di incertezza, di inquietudine interiore del gruppo, però poi da recuperare e quindi da rilanciare. Allora io quello che mi chiedevo, quindi ci sono state delle situazioni, a Taranto ci è andata molto bene, diciamola pure, sì. No? A Taranto ci è andata molto bene, domenica invece poteva andarci meglio. Tu, ripeto, da presidente trascinatore, perché questa è la verità, sei il dodicesimo uomo in campo spesso, come l'hai vista dagli spalti? Perché sei anche un osservatore acuto, non credo che ti sarai fatto sfuggire tutto questo periodo che sta vivendo il gruppo. Allora, per quanto riguarda il gruppo, posso dirti che c'è ed è forte. Per quanto riguarda invece le tre partite dove siamo venuti meno, bisogna tener conto di tantissime cose. Chiaramente un calo fisico ci può stare, succede a tutte le squadre. Ci sono alcuni infortunati che stanno recuperando un po' alla volta e chiaramente noi li aspettiamo, perché sono sicuro, siamo sicuri che saranno determinanti in queste ultime 8 partite. Io credo soltanto che oggi come oggi tutte le partite sono importanti. Stiamo vedendo una classifica in questo campionato che è combattuta su più fronti, su chi si deve salvare, chi vuole vincere il campionato, i play-off. Quindi lottare contro il Brindisi, che nonostante i problemi societari e quant'altro, comunque è una signora squadra, comunque ha degli obiettivi da raggiungere. Quindi quando magari viene meno un po' la forma fisica, è chiaro che si fa fatica a raggiungere un risultato. Però da qui a dire che magari non c'è quell'amalgama nel gruppo, io insomma non sono d'accordo. Il gruppo c'è ed è forte, sono sicuro che ne verrà fuori e ci darà moltissime soddisfazioni. Pres, faccio io una domanda riagganciandomi alla tua risposta, e quindi è più un problema fisico, dunque, secondo il tuo parere, che un problema mentale, magari forse il famoso braccino del tennista, come qualcuno in questi giorni ha ipotizzato, la paura di vedere un obiettivo che giorno dopo giorno, minuto dopo minuto, magari si avvicina e c'è quella paura di agguantarlo, di raggiungerlo. Ma no, la paura, è chiaro che le pressioni inconsciamente si fanno sentire, perché la posta in palio ora è diventata altissima. Però io ci metterei anche un po', magari per qualcuno, la condizione fisica, che magari non è al 100% come ad inizio campionato. Quindi è chiaro che se la batteria è al 70%, chiaramente si va un po' in difficoltà. Però sono sicuro che un po' con la sosta, un po' con il prof Paolo Rizzo, sicuramente tutti quanti si rimetteranno in carreggiata. Allora, partiamo con qualche domanda da casa, quindi cedo la linea a Viviana nel suo angolino social. Viviana, da casa sicuramente saranno arrivate decine, sì, di domande. Allora, innanzitutto salutiamo gli utenti che ci stanno seguendo da Nizza e da Bologna anche, quindi insomma il popolo nero-verde è un po' sparso in tutta Europa. Allora, due diciamo punti fondamentali, cioè quanto la pausa da coronavirus può falsare il campionato, quindi se diciamo questo influirà in qualche modo nel
nel campionato. E poi c'è Graziano che dice: sposo appieno l'analisi di Nicola Lavacca, però non dimentichiamo che questo girone H davvero difficile, è davvero difficile. D'altronde questa sosta tanto forzata a causa del coronavirus può essere ancora una salvezza che consente di recuperare la migliore condizione fisica, perché ultimamente abbiamo visto una squadra stanca. Di più, sono i pari di Sorrento, Gladiator e Vallo della Lucania che erano gare in pugno sfuggite per nulla. E a questo proposito proprio tattico c'è un altro utente, Manuel, che dice che quel passaggio a Biason poteva essere la svolta. Un altro utente ancora dice quanto il presidente davvero desidera la, la promozione. Cominciamo da questa e poi continuiamo con le altre. E io infatti, Viviane, mi riaggancio a questa ultima tua considerazione proprio per allargare un po' questa domanda e chiedere a Francesco Rossiello, forse sono state un po' troppo ingenerose le critiche dopo questi tre risultati non proprio positivi, forse si è esagerato un po' troppo sui social, subito attaccato alla società non vuole salire in Serie C, è finita la benzina, sono finiti i soldi, sono stati un po' i commenti che riteniamo ingenerosi forse per quanto è stato, per quanto fatto finora e per la classifica ancora attuale del Bitonto. Sì, sono stati molto, c'è molto pessimismo, l'ho detto anche in settimana, io credo, l'ho detto anche tempo fa, a Bitonto manca quella cultura calcistica legata magari anche all'ottenimento di grossi risultati. Io vedo, leggo, sento che si parla sempre del famoso tripleta, che è tantissimo, non tanta roba chiaramente, ma legato ad una promozione come categoria. C'è bisogno ambire, bisogna essere positivi per cercare di andare sempre più avanti per crescere sia a livello societario che anche a livello di tifoseria. Noi stiamo facendo, credo, un grandissimo lavoro sia a creare un grande seguito che magari non si è mai visto in, in città, anche le basi di una grande società. Noi lo sbarco nel professionismo significherebbe veramente tantissimo per una società, perché significa effettivamente fare azienda con una società di calcio. Quindi già da adesso stiamo costruendo tantissimo come collaborazioni con società professionistiche quali Lecce, ultimamente anche il Benevento, quindi per noi sono motivi di orgoglio. Quindi andare nel professionismo, in questo caso in Serie C, significa aprire porte molto importanti. Volevo dire, allora io il presidente lo conosco, non ho mai avuto grossi contatti, ci siamo relazionati pochissime volte, ho fatto qualche intervista, però conoscendolo, vedendo un po' quello che ha un po' costruito in questi anni, ritengo che sia una persona, tra virgolette, ambiziosa, nel senso che profonde le proprie energie, anche finanziarie, per arrivare a un obiettivo. Non certamente credo che si tiri indietro adesso che è sulla vetta, fino ad oggi, del campionato di Serie D e di questo girone difficile. In fin dei conti, al di là adesso di questo momento e di qualche punto magari perso, io credo che con un po' di attenzione il Bitonto avrebbe potuto benissimo ricalcare le orme del Benevento in Serie B, che sta facendo quello che sta facendo. C'è da dire che in questo momento il Bitonto è sopra piazze che hanno un blasone notevolissimo, può essere il Taranto, può essere la Fidelisandria, il Brindisi stesso, e Nocerina, che hanno fatto la B, la A, come il Foggia, il Taranto. Quindi su questo, diciamo, bisogna anche dire che l'obiettivo è andato anche al di là di quel miglioramento del quarto posto dello scorso anno. Facendo un po' un excursus di tanti anni di storia del calcio neroverde, chiamiamolo così, perché poi c'è stato l'US Bitonto, adesso l'USD, con la denominazione di qualche anno fa, l'Omnia, eccetera, non entriamo nel merito di questo, però è chiaro che è una squadra che nel momento attuale rappresenta la città. E bisogna dire che anche nei tempi d'oro dell'economia cittadina, che tirava molto di più, e non soltanto da un punto di vista dell'agricoltura, ma anche quello artigianale, edilizio, eccetera.
Il Bitonto, rispetto a tante piazze vicignore, non è mai riuscito ad andare in C2. Questa è una cosa che bisogna rimarcare in ogni caso, e qualcosa vorrà pur dire, perché ci è andato il Trani, ci è andato il Fasano, il Leccattaro, Rutigliano, tanti altri che poi anche ho seguito, il Biceglie stesso. Quindi voglio dire, in quell'epoca d'oro, l'Altamura due volte, in quell'epoca d'oro purtroppo il Bitonto non è mai riuscito a fare il calcio professionistico, e questo è un dato di fatto. Se vogliamo andare a ritroso, anche la promozione in Serie D dell'allora presidente Saracino è stata grazie ad un imprenditore che è venuto da fuori città. Poi ci sono stati vari imprenditori che hanno mantenuto degnamente la Serie D anche fino a qualche anno fa, alti e bassi, che è un po' la storia, quasi il cromosomo di questa società, di questa città. Quindi è chiaro che a un certo punto avere la possibilità di guardare verso un obiettivo che non si è mai raggiunto è qualcosa che dovrebbe prendere un po' tutti. Io sono stato un po' critico sotto questo aspetto, perché sinceramente parlando, al di là delle presenze che vedo la domenica allo stadio o chi va in trasferta in maniera meritoria, chi segue la squadra fuori casa, devo dire che per quanto mi riguarda non vedo una grande passione cittadina. Non vedo una città che vive di questo momento d'oro della squadra, che è comunque in prima e quindi in testa alla classifica. E quindi lo scatto dovrebbe essere soprattutto quello, cioè che la città dovrebbe forse avvicinarsi ancora di più in tutte le forme possibili. Poi ognuno può fare le scelte nella propria vita, può fare quello che vuole e ha diritto di fare come e cosa vuole. Però io ritengo che lo scatto che chiede il presidente, ne abbiamo parlato un paio di volte, sia necessario per avere anche più forza, più presenza allo stadio, maggiori incassi. E questo è fuori di dubbio, perché una squadra del genere, prima in classifica, magari prima con 4 punti di vantaggio, 5, in un'altra realtà avrebbe sicuramente portato tantissima altra gente sugli spalti. Io a volte vorrei fare un sondaggio di opinione per capire. È un problema di colori sociali, è un problema di società, di chi la guida, è un problema perché uno non ha piacere di sedersi sulle tribune, le gradinate di questo stadio, c'è una mala volontà, non ha interesse per il calcio cittadino perché guarda ad altro, può guardare anche al Bari stesso, non lo so. Di certo è una cosa che comunque ciclicamente poi si è presentata, perché anche negli anni d'oro che il Bitonto ha fatto la D, ci ricordiamo tutti, io l'ho vissuto in prima persona, il famoso spareggio Bitonto-Leccattaro a Barletta, quasi 5.000 bitontini, un esodo che non c'è mai stato, biblico, per usare certi termini cari a Mario, e ci sono state presenze anche nel famoso Bitonto-Locorotondo, proprio di quell'anno della promozione, se non sbaglio 2002-2003, di Saracino, oltre 3.000 spettatori. Anch'io ho dato una mano a volte per far sì che ci fosse entusiasmo, abbiamo fatto i giornalini per radio, abbiamo fatto tanto. Altri tempi, ma non c'è, diciamo, quest'onda mediatica e anche di social che c'è adesso. Però questo sarebbe, secondo me, l'ideale, dissotterrando a volte un po' l'ascia di guerra, cercando di fare un passo indietro, perché alla fine questa squadra rappresenta la città, ma non perché io adesso voglia fare i salamalecchi al presidente Rossiello, che magari in qualche circostanza ho avuto delle prese di posizione. Lo dico, diciamo, in maniera per dare come un segnale diverso. Ci sarà sicuramente ora questa sosta forzata, non sappiamo come si evolverà tutta la situazione, non soltanto a livello regionale ma anche nazionale, quindi di quello che poi saranno i destini dei vari campionati, non soltanto nel calcio, ma ci sono anche altre discipline sportive. Questa pausa sicuramente servirà. Non è facile tenere sicuramente due domeniche, ovviamente il campionato sarà fermo sia per un motivo che per l'altro, quello che era stato previsto. Non è facile tenere l'attenzione e l'attenzione, però da un punto di vista fisico uno può comunque recuperare. Ovviamente il Bitonto deve tenere in conto che avrà 5 trasferte rispetto a 3 in casa, e giocherà, oltre Casarano che sarebbe stato domenica prossima, giocherà ovviamente lo scontro diretto col Foggia. Quindi bisognerebbe dare una spinta in più anche a questa squadra. Poi nel calcio ci sta il momento di appannamento o qualche scelta a volte non oculata, ma
Bisogna dire che nell'economia di una stagione essere prima in classifica, una squadra che pur partendo con l'ambizione di migliorarsi aveva di fronte delle corazzate, anche come blasone e bacino di utenza, mi sembra che sia un grande risultato. Assolutamente. Allora, devo cedere subito la linea a Viviana perché sicuramente ci sono delle domande da casa. Viviana. Allora, vi faccio una prima domanda puramente tecnica che arriva da Giuseppe, che dice: domenica c'era la fascia sinistra smarrita, Amelio e Fofue non sono stati all'altezza dei ruoli assegnati, non si vuol colpevolizzare nessuno ma mettere in evidenza errori che non dobbiamo ripetere. Tra l'altro è da lì che è scaturito il cross del gol del Brindisi. Sinceramente Fofue domenica non aveva corsa e nemmeno Amelio, che non sembrava un vero terzino. Vacca pagato con una prestazione non incidente, ma anche perché non supportato. Io vi chiederei di rispondere subito a questa domanda, poi vi faccio le altre. A me il terzino non lo è. Non è un terzino, ma è un centrale braccetto di sinistra, come lo chiama mister Taurino. Fufue ha fatto la sua partita. È chiaro che se di fronte una squadra magari ha l'avversario è in più in palla quella domenica, o magari attuano uno schema che magari complica le avanzate di un terzino di fascia come Fofue, è chiaro che si va in difficoltà, però non credo che sia una bocciatura e sono sicuro che anche il ragazzo potrà dare il suo in queste ultime 8 partite. Tra l'altro, Presidente, c'è anche da dire che sì, il turnover, ma mister Roberto Taurino ha dovuto fare anche i conti con alcune situazioni fisiche, tipo il problema di Biasoni, cioè, che aveva appunto un problema al piede. Non è che si vuole, togliere. Beh, però io sinceramente, gente per rispondere al tifoso o ai tifosi, io avrei, se fosse stato possibile, poi non voglio sostituirmi assolutamente a Taurino, non l'ho mai fatto, pur avendo rapporti con gli allenatori, per carità, non sono uno che tende o pretende di sostituirsi ai tecnici. Però ovviamente c'è da dire che aver messo i 5 juniores forse magari poteva gestire meglio con qualche seniores al posto di suo ragazzo, che bisogna tener conto, dargli la responsabilità non è facile. A me è anche dispiaciuto diciamo di vederlo un po' quando è uscito dal campo, perché è chiaro, poi il tifoso può protestare, può avere qualcosa da ridire, dagli spalti si sente un po' giochicchiato al pallone, lo so, è un ragazzo di 18 anni, tra l'altro poi che non è di queste parti, quindi ha tutto un excursus suo personale, forse è stato un po', come dire, azzardato. Siccome a un certo punto Pierno ha giocato a sinistra e lui è venuto a destra, magari poteva giocare Terrevoli, se proprio volevamo fare i 5 juniores, e Piero poteva giocare a sinistra, ma il seno di poi è quello che è, oppure magari tentare con un esterno di battaglia, poteva essere Mercai o il Montaldi stesso, che è un po' abituato anche per l'età che ha, insomma, forse si è un po' buttato nella mischia. Sì, dice, c'è un altro utente, Domenico, che dice: stiamo facendo un grandissimo campionato con grandi numeri, ma le chiedo, Presidente, se secondo lei ritiene che la campagna di rafforzamento di metà campionato sia stata all'altezza delle ambizioni per tentare la promozione nei professionisti. Io ritengo di sì perché i direttori hanno fatto un grandissimo lavoro quest'estate. Chiaramente tutto quello che fanno viene vagliato, oltre che da me, ma soprattutto dal mister Taurino. Loro hanno scelto su queste due figure perché ci credono. Noi abbiamo tantissima fiducia in mister Taurino, quindi anche ritornando alla partita di domenica, noi siamo sicuri che lui, lavorandoci tutta la settimana con i ragazzi, abbia schierato la migliore formazione domenica. Quindi su questo noi non abbiamo nessun dubbio. Poi si sa, il calcio può cambiare per una zolla, un palo, e quindi cambiano anche i risultati per queste cose. A proposito di zolla, poi, non voglio interrompere, quanto incide un po' il campo che non è al meglio della condizione da un punto di vista proprio della compattezza dell'erba, perché si vede almeno da sopra
che ci sono dei problemi, è una squadra abituata a giocare anche in fase di palleggio, ma cercare di fraseggio anche di prima, credo che ci sia anche un po' un problema da questo punto di vista, perché in ultimi tempi... In generale, Nicolangelo, dover cambiare tra allenamento... Quello ne parliamo, questa è una cosa che bisogna dire, non so se no, avete detto, facciamo rispondere se avete Francesco, avete, che, perché poi dobbiamo dare... No, la infatti che la squadra e la squadra, la società è costretta a peregrinare anche per i campi limitrofi per potersi allenare oltre le superfici diverse. Vabbè. Il terreno di gioco è, insomma, è visibile a tutti quanti, non sta in buone condizioni e chiaramente per una squadra tecnica è penalizzante tutto questo. Però questo passa il convento e ci dobbiamo attenere a quelle che sono le direttive e i vari programmi settimanali che abbiamo. Però fa vedere Mario. Mario, ho guardato una foto del 92, diciamo l'erba era un po' diversa. Dei tempi, Mario. No, vabbè, non posso che confermare quelle che sono state le osservazioni fatte, anche perché è chiaro che i risultati che sono arrivati non possono essere tutti ascrivibili alla natura del terreno. Però oggettivamente, così diceva, la squadra che fa della tecnica, no, e anche del fraseggio veloce, rapido, i cambi di fronte, le triangolazioni, effettivamente un terreno di gioco così costituisce una penalizzazione evidente. No? E, dico anche quando si parlava del gol con la Cocerignolo, sì, vabbè, ma è stata un'amnesia. Però probabilmente anche lì forse il terreno poteva fare una parte migliore in quel caso. E anche domenica scorsa effettivamente tutte le traiettorie rasoterra erano falsate, perché ogni tanto prendeva la sua strada attraverso i fili d'erba il pallone. Peraltro, senza voler entrare anche nella gestione della, no, della semina, e quindi, ma qualche tempo fa è sfuggito che una notizia, c'è stato un derby credo tra due squadre juniores di Bitonto, giocato fuori Bitonto, che credo sia il punto più basso, voglio dire, cioè due squadre di Bitonto juniores che giocano fuori dalla città, che io penso, insomma, per una città non è propriamente, diciamo, un fiore all'occhiello da mostrare, anzi tutt'altro. Tra l'altro, Mario, scusami, se entro a gamba tesa, Bitonto Calcio, nella fattispecie, il suo presidente paga altre strutture per poter far giocare una juniores nazionale che si deve, diciamo, dividere tra Bitetto e Toritto, e viene meno anche poi il sostegno del pubblico, talvolta anche determinati stimoli. Quindi e chi più del presidente, che poi paga le strutture, sa le difficoltà che si hanno poi nel dover gestire una squadra al di fuori della città. Sì, Viviana. Allora, faccio un po' la sintesi dei commenti che sono arrivati. C'è Pasquale che dice: cosa risponde il presidente ai tifosi che dicono che il Bitonto non vuole salire e poi è deluso dal popolo bitontino? Proprio a questo proposito c'è Daniele che dice che 1200 persone allo stadio non sono poi tantissime per chi sogna, diciamo, come il pubblico di salire in Serie C, mentre c'è Biagio che dice a Nicola Lavacca che i nostri dubbi sono leciti visto i risultati precedenti, dove c'era possibilità di andare avanti, ma ahimè il nostro entusiasmo e la nostra positività è stata spenta proprio per questo. Credo che molti cittadini preferiscono restare a casa, quindi, diciamo, questa è un'altra campana. E poi c'è Francesco che dice: non credo ci sia passione a Bitonto, il tifoso bitontino va soltanto stimolato, spronato. Voglio ricordare l'entusiasmo della trasferta di Gravina, quasi 1000 persone con i caroselli fuori dallo stadio. Quindi abbiamo quasi queste due fronti molto diverse tra chi dice che il tifoso va stimolato e tra chi, insomma, dice che poi... da un estremo all'altro. Voi passione, cosa ne pensate? La passione e non è lievitata più di tanto, perché, ripeto, una squadra in testa alla classifica in un girone di ferro difficilissimo, il Bitonto, se avesse fatto un girone tipo avete fatto l'amichevole con la Recanatese durante il precampionato, girone F e G, avrebbe veramente tantissimi punti di vantaggio. Cioè giocare nel girone H, che
è il più è difficile, cintura, nemmeno quello di cintura. Nemmeno quello siciliano calabrese dove c'è il Palermo. Quindi è con le piazze che, perché quest'anno a inizio campionato non dimentichiamo che al di là del Foggia, che pure è partito con dei problemi, c'era il Taranto che era una corazzata e si è liquefatto per tanti motivi che sappiamo. Tra l'altro, Nicola, ultima notizia, ultima ora, mi è giunta notizia che la Procura federale abbia squalificato il direttore De Santis, il direttore sportivo De Santis, in merito ad alcune dichiarazioni rilasciate nella settimana. Ci sono tanti motivi, a proposito di problemi, tecnico, purtroppo tutto quello che è, perché è una piazza ribollente in particolare, ma c'è anche l'Andria, c'era anche Andria, c'era lo stesso Brindisi. Quindi, come abbiamo detto, era un campionato difficile, è una passione che si ferma fino ad un certo punto. C'è uno zoccolo duro che arriva da lontano, che ha sempre avuto i colori nero-verdi nel cuore, in varie fasi, a seconda poi di chi è stato il presidente o il dirigente, chi ci ha dato l'anima, chi ci ha messo anche denari, non soltanto in questi anni 2000, ma anche negli anni 90. C'è gente che ha fatto molto anche per questa squadra. Poi abbiamo detto ci sono stati gli alti e bassi, quindi non va dimenticato nessuno, perché chi è riuscito a raggiungere gli obiettivi ha dei meriti comunque, perché ci ha sempre messo e rimesso dei soldi. Quando non è stato possibile raggiungere i risultati, purtroppo lo sport, il calcio, il campo a volte non dà gli stessi riscontri, però di questo va dato atto a chiunque di tasca propria ha messo dei denari per far andare avanti il calcio bitontino. Ora questa è una fase un po' anche diversa, c'è un nuovo presidente, un presidente che ha investito moltissimo, investe molto anche nel dover sostenere costi per potersi allenare fuori, e quindi una passione che però ha uno zoccolo duro. Se facciamo una fotografia della tribuna la domenica e la riportiamo a 10 anni, 20 anni, 30 anni fa, ma molto spesso sono gli stessi volti di quelle persone che hanno il sentimento e hanno nel proprio cuore la passione per i colori nero-verdi, che continuano a seguirlo. C'è qualche volto nuovo, però obiettivamente si potrebbe fare molto di più. E questa è una cosa che io non riesco mai a comprendere fino in fondo, insomma, l'ho detto anche prima. Quindi c'è da una parte questa cosa di fargli evitare la passione e questa cosa di non andare poi troppo dietro, perché un presidente che spende e che ha la volontà e ha l'ambizione di poter far crescere la società, la squadra e anche la città, non credo che nelle ultime 8 giornate, per rispondere a qualcuno, debba tirarsi indietro o far sì che magari non arrivi il risultato a cui lui tende più di ogni altro. Questo non lo posso credere, non lo credo minimamente. Quindi da una parte ci deve essere forse più partecipazione, più calore, dall'altra non avere anche magari sulla scorta dei ricordi passati, di esperienze passate, perché ognuno fa il suo, non siamo persone uguali, ognuno fa il suo, ha fatto il suo, a volte non si è concretizzato. Questa volta il presidente Rossiello ha una grossa spinta personale, perché non dimentichiamo che è l'unico, cioè non ci sono altri soci, altre volte c'erano altri soci, poi ognuno ha fatto bene, ha fatto male, non è questa la sede. Se da solo, lui se è da solo, confermi. Quindi voglio dire, anzi, voglio dire, gli do atto di sto coraggio, perché investire nel calcio, specialmente in quello dilettante, e il livello di Serie D non è semplice, ma è oneroso, e quindi da questo punto di vista non credo che uno si tiri indietro gli ultimi 8 giorni, quindi questa voce credo che vada proprio cancellata minimamente dai pensieri. Ci sono stati 2-3 risultati non eccezionali, ora bisognerà, quando si riparte, e vedremo poi quando si ripartirà, rimettersi in moto, perché è una squadra che ad un certo punto ha espresso sicuramente il miglior calcio, forse insieme un po' al Sorrento, di questo girone. Il Foggia, che ne dicono i colleghi, i miei amici di Foggia, che ogni tanto mi sento eccetera, è una delle squadre peggiori, che gioca un calcio pessimo, lo posso dire senza nessun problema, che speculo su alcune cose. Sicuramente non è la migliore squadra di questo campionato, pur avendo dei valori e avendo un ambiente che non è ovviamente quello di Bitonto, perché sappiamo che cos'è Foggia, cos'è stato Foggia, e loro vivono di questo. Quindi io dico che da una parte cancellare questa idea che il presidente possa mollare, non lo credo assolutamente, però avere la forza di essere un po' più vicino alla squadra. Poi se sarà porte chiuse o non porte chiuse, questo non lo possiamo dire ad oggi,
perché il campionato di fatto è stato rinviato in questo momento rispetto per esempio ai campionati dilettantistici pugliesi, che hanno deciso la federazione, il comitato pugliese, di fare le però partite domani c'è anche quest'altra, domani c'è una riunione del direttivo, potrebbe direttivo venire con il presidente Tisci, comunque, e pare che da indiscrezioni dovrebbe slittare anche il campionato. Oggi hanno fatto sia per quanto riguarda l'eccellenza, è vero che hanno giocato due partite di Coppa Puglia a porte chiuse, sì, oggi pomeriggio, sì, comunque ad oggi questa è la loro posizione. Però a dire di questo, io credo che i punti siano due, da un punto di vista, come dire, di organizzazione, di quello che è oltre la squadra. Da una parte muovere un po' l'entusiasmo e dall'altra non credere a voci o presunti congegni, congetture che il presidente possa abbandonare. Lo ha detto prima e noi lo facciamo ripetere. Poi il futuro dirà. Allora, nel frattempo chiedo... Sì. Prima il presidente, cioè se deluso in qualche modo dal popolo bitontino, che un po' alla prima difficoltà ha fatto un pochettino marcia indietro, e poi c'è anche una domanda insomma un po' più diciamo pessimista rispetto alla vostra positività che contraddistingue dall'altro lato. Dice: se si dovesse fallire l'eventuale promozione, il presidente è disponibile a sobbarcarsi un altro campionato di vertice il prossimo anno? In più c'è un saluto particolare da Giuseppe che sta arrivando a Mario Sicolo, che insomma ci tiene, quindi saluto. Io ricambio assolutamente. Con ci me serve il cognome per capire chi è Giuseppe. Allora, presidente, rispondiamo alla domanda. Deluso. Della delusione. No, ma è chiaro che, come dicevo prima, quella passione va costruita anche. Ma la squadra sta facendo il massimo, quindi che cosa addebitare ad una squadra? La delusione per tre partite dove non abbiamo recuperato tre punti e le altre squadre le hanno vinte sempre? Non credo. L'ultima partita abbiamo visto che il Cerignola ha perso a Vallo della Lucania, il Foggia ha perso a Casarano, ha pareggiato in casa col Fasano, quindi è un campionato tosto ma sul serio, quindi bisogna lottare su ogni palla e in ogni partita. Poi per quanto riguarda... Se dovesse per caso non vincere non il campionato, diciamo, il futuro... Io mi concentrerei su questo, perché non voglio, il mio futuro è in questo momento sono queste 8 partite e cercare di vincerlo questo campionato. Poi a fine campionato tireremo comunque, insomma. Tendenzialmente mi pare che prima l'abbia detto anche, in caso, perché c'era questa cosa del progetto in caso di promozione, certo, che comunque il presidente è pronto a una struttura anche magari da migliorare, questo non lo so, per affrontare la Serie C. Cioè, non è che uno lascia, poi per carità abbiamo altri problemi, non so se stasera, perché sappiamo bene che l'impianto a disposizione ad oggi non è omologato per fare la Serie C. Questo è un altro dolente capitolo, non diciamo, so se conviene stasera. L'impianto è più un pianto, diciamo, che un da impianto. Qui da qui arrivano, scusa Viviana, scusi, io chiederei nel frattempo, scusami, alla regia, sì, di mandare alcune foto che raccontano questa stagione finora, questo percorso in sovrimpressione, anche perché poi dopo vorrei soffermarmi su un paio di foto in particolare proprio con Francesco Rossiano. Dicevo, un po' diciamo ritornano anche le domande riguardanti appunto la curva, perché comunque i tifosi se l'aspettano, anche in altre trasmissioni con altri, diciamo, anche esponenti politici, quindi che nulla aveva a che fare con lo sport in senso stretto, gli utenti di qualsiasi età e di qualsiasi, diciamo, estrazione chiedono la curva, quindi abbiamo un punto di svolta, c'è qualche novità? Viviana, se dovessimo parlare dello stadio, che io chiamo io lo chiamo curva. E facciamo una piccola parentesi su quell'episodio vergognoso, diciamo, tra domenica notte e lunedì, lasciamolo lì per ora. Io lo chiamo sempre campo, perché è vero che nel 90 è stato fatto un grande lavoro, allora il sindaco era Coletti, coadiuvato da tanti altri amici, ci fu questo
questo rivoluzionamento, perché il campo era quello che era, le tribune, il campo erboso, eccetera, è stato un punto di svolta e questo è chiarissimo. Però non è mai diventato un vero stadio, perché ci sono dei punti dolenti, dei punti che non sono stati mai affrontati al meglio, pur con delle migliorie che la maggior parte dei casi, nella maggior parte dei casi sono stati dovuti alle società. C'è chi ha fatto i controsoffitti 3-4 anni fa, il presidente quest'anno, ed era la vecchia società, chi ha messo i sediolini in tribuna, prima non c'erano, avete visto una foto mia del 92, i bianchi e i verdi, non c'erano. Il presidente ha cercato di adeguare alla normativa della serie D. Con, ci ha donato la toilette, la toilette, stampa, un bagno che credo sia da 90, che essendo fiduciario Coni anche, che è meglio dirlo, sono anche fiduciario Coni rappresentando questa città come sport a livello nazionale, e comunque ci sono stati fatti lavori anche per adeguarlo alla serie D, ma non è mai stato preso in serio come stadio vero. E uno dei problemi che io ho sempre sollevato, magari in maniera, era proprio quello delle mura di cinta, che riguarda tra l'altro i vecchi spogliatoi, gli ingressi, eccetera. Poi avvengono gli episodi, sono avvenuti in passato, i danni ci sono stati in passato, nel recente passato, la gente... Scusami Nicola se ti interrompo, c'è Manuel che dice proprio in merito alla capienza dello stadio e quindi alla struttura stessa, dice in realtà abbiamo una media di 1350 spettatori in 14 gare interne, in città come Monopoli in Serie C c'è una media di 1200 spettatori, a Biceglie non oltre le 800 unità, Picerno 600. E poi insomma quindi Bitonto non possiamo dire che allo stadio non ci va nessuno, perché prima di chiedere 3.000-4.000 persone allo stadio bisogna avere le strutture adeguate. Sappiamo tutti la reale capienza della Città degli Ulivi di circa 1.500 spettatori, quindi è inutile chiedere persone in più che poi in realtà non potrebbero nemmeno esserci per l'omologazione che abbiamo. Il fatto, questa è una domanda che aggiungo io, di non avere fatto negli anni, perché poi senza necessariamente dare colpe a questa piuttosto che all'altra amministrazione, il fatto che dal 1990 non sia stata programmata in maniera continua la manutenzione dello stadio, poi non so effettivamente a chi poter dare la colpa, che sembra insomma una gestione un po' allegra degli immobili comunali, ma di cui non si ha effettivamente cura. Non è un fatto di individuare colpi, io come sempre dico, e non voglio sollevare un altro bubbone perché poi mi guardano male taluni amministratori, che è quello del palazzetto dello sport, ma chiudo qui questa parentesi. Non è un problema di dare colpi a nessuno, è un problema di responsabilità e di capire a volte come si può fare o si possa fare, per meglio dire. Perché ovviamente una struttura sportiva, un impianto sportivo va sempre salvaguardato e migliorato. Quel muro di cinta che forse hanno scavalcato, il muro che io da ragazzino nel 68, scusate se torno indietro negli anni, io nel 68 il vecchio muro di cinta di quando il Bitonto iniziò, la prima volta fece la serie D, Bitonto Maglia, io avevo 11 anni nel 68, e salivo, adesso ci sono tanti giovani, il calcio che è la passione, bisogna sapere anche la storia a volte di queste strutture, campo in terra battuta, gradoni appena eccetera, e sono ancora quei muri. Se chi è che non va dalla parte degli spogliatoi vecchi, questi muri sporchi, questa rete di recinzione sopra questo muro che è inguardabile per uno stadio moderno del 2020. Questo è che ci dobbiamo chiedere, quindi i passaggi vengono da lontano, non è assolutamente per dire oggi, l'amministrazione di oggi, è un fatto di responsabilità. E andando su quella gradinata dove io prima sono andato per tanti anni perché mi piaceva vederla di là e vorrei tanto andare di là, anche lì se andate a vedere bene i gradoni sono anche un po' sgretolati, c'è un problema di bagni, i primi bagni erano dalla parte di là per tutti, poi c'è stata la zona cuscinetto e non ci sono dall'altra parte. La tribuna stampa è stata allargata quest'anno perché è degna, e se una donna vuole andare al bagno finalmente ci può andare, cosa che era impossibile, cioè per 20 anni se non di più abbiamo avuto sta tazza 30, che non c'era 30, 30.
C'è che... solo il buco. Cioè, allora, non è così, credo che a volte, perché 3 anni fa è stato fatto sto studio di questi studenti del Politecnico, questa copertura mega galattica, la gente mi diceva avremo uno stadio bellissimo, ma dove? Copertura tutta nero-verde, tutta, ma dove? Tinta, come dove? A Casarano hanno fatto uno stadio a regola d'arte, possono benissimo fare la C. A Casarano il Capozza, che ho visto tante volte perché ci sono andato per lavoro eccetera, hanno fatto uno stadio ad hoc. Qui è un campo che non è, perché per le normative lì quel muro da dove si entra la domenica bisognava abbatterlo, fare un muro altissimo invalicabile insieme a tutta la struttura interna ed esterna, un muro invalicabile con gli ingressi, con la possibilità di obliterare i biglietti come si fa in tutti gli stadi con i tornelli, anche per la possibilità della C. E quindi è lì che si deve a volte intervenire. Purtroppo cioè è possibile che uno abbia fatto, loro l'hanno fatto per comodità, nella Porta Verde un quadratino per ritirare gli accrediti la domenica. Cioè sono cose inconcepibili nel 2020. Quindi è che a volte bisogna avere una mentalità di prospettiva lungimirante. Io la vedo in questa maniera, ma non è soltanto per lo stadio Città degli Ulivi. Io guardo in toto. A volte ci sono delle cose che si fanno, in questo caso no. E questo è un problema. Ora, lasciamolo perdere perché magari porteremo via altro tempo, però di fatto abbiamo visto come il Francavilla è andato a giocare per un anno a Brindisi, il Picerno, che ha un campo ovviamente di parrocchia, perché non ha mai fatto nella sua carriera, nella sua storia, la C, sta giocando a Potenza. E questo è un problema. Io quindi a volte dico... allarghiamo gli orizzonti. La curva è stato un peccato, senza voler entrare nel merito, no, adesso magari abbiamo le precisazioni, ci sono aggiornamenti sulla curva, cioè viva Dio, io non avrei mai detto che con il Foggia ci sarà la curva, adesso non voglio dire, ma non avrei mai detto, faccio, costruisco, poi lo dico. Ovviamente le responsabilità saranno al 10, al 20, al 40, adesso non lo so, ne avete già parlato in altre trasmissioni, però non si può, come dire, andare contro una possibilità, un'apertura di creare una struttura che il Presidente mette a disposizione, in questo caso specifico è stato lui, o altri avrebbero potuto farlo, eccetera, ma comunque in questo caso è stato lui, con un materiale fermo acquistato e di fatto senza avere la possibilità di realizzarlo. Ma quello stadio, chiamiamolo stadio, andrebbe un po' rivisitato. I parcheggi non ci sono. È vero che se avessimo avuto la curva sono 600 posti in più, la mettiamo tutta piena per l'entusiasmo di vedere il Bitonto in prima, ma i parcheggi, mi sono chiesto e mi chiedo ancora, perché sarebbe soltanto avere risposte, non è per dare colpe, ripetiamo, qui è un fatto di cercare di costruire il terreno famoso di fronte agli ingressi, è impossibile adeguarlo, poter trovare soluzioni per fare un parcheggio. Se uno mi viene a dire, io non so adesso lo status, mi viene a dire no, è privato e non si può fare nulla, ok, però di fatto è un campo che non ha parcheggi, che non ha parcheggi. Ora, la struttura andrebbe sicuramente migliorata, di certo oggi la C non potrebbe essere fatta, se non con dei lavori urgenti, a prescindere dal vetro e anche sfondamento a posto della rete di recinzione, le poltroncine e gli ingressi che andrebbero rifatti, perché i tornelli... Proviamo prima a conquistarla questa Serie C. C'è addirittura qualcuno che osa, diciamo, un azzardo e dice, invece di aspettare, insomma, la Divina Provvidenza, Presidente, lei che cosa pensa di poter costruire magari uno stadio di proprietà? Rosselio Stadio. Ce l'hai un terreno? Non ci abbiamo pensato a questo, anche perché lo stadio c'è, va soltanto adeguato, si tratta soltanto di mettersi d'impegno e cercare, insomma, di trovare la soluzione migliore per tutti quanti. Ma la soluzione, Presidente, c'è un dato di fatto, adesso al di là di quello che sta avvenendo nel nostro paese per diciamo questa emergenza del coronavirus e tutto quanto, il problema è che bisognerebbe sedersi, o già bisognava farlo, a tavolino per dare già delle indicazioni, per evitare che uno arriva con l'acqua alla gola e poi non ci sono possibilità. O c'è il rischio che uno ti dica non puoi giocare.
Il caso del Cerignolo dello scorso anno è legato al ripescaggio e anche questa è una cosa da tenere in considerazione. Però è chiaro che con la vittoria di un campionato di Serie D il diritto acquisito non toglie nulla, assolutamente. Però la struttura di fatto devi averla. E diciamo Ghirelli, presidente di Lega, è stato sempre negli ultimi tempi categorico, per cui non è che si possono fare deroghe più di tanto. Già abbiamo delle deroghe, credo, perché obiettivamente dico a molti tifosi, avere questa scalinata in legno come via di fuga non è certo il massimo, purtroppo è per adeguare, tra l'altro pericolosissima, tra l'altro a spese, che però voglio dire sono anche lì società. Può cadere un bambino, perché li ho visti i bambini che si sono arrampicati con il rischio di cadere. Qui ci sono delle cose, delle dinamiche che a volte vanno affrontate. Lo sport non può essere una priorità, anche se nei dibattiti a volte a livello politico si fanno tutte le varie disquisizioni, non è assolutamente una priorità, perché ogni città, una comunità ha tante problematiche a livello sociale, a livello urbanistico, e quindi nessuno vuole togliere il sanitario, nessuno vuole togliere l'importanza di certi argomenti, però in certi ambiti a livello sportivo, lo dico anche con fiduciario Coni, qualcosa in più bisognerebbe cercare di fare, avere come dire questa mente aperta. È stato fatto con lo stadio, lasciato lì nel 90, benissimo, è stato un punto di svolta. Chi ha avuto i meriti, nessuno glieli toglie, i meriti non li voglio togliere a nessuno, e che, ok, questo è fuori dubbio, però di fatto le lacune ci sono sempre state, ci sono, perché quei muri che hanno consentito di essere scavalcati, ad esempio, andrebbero rifatti, non credo che ci voglia chissà oggi con le strutture, d'altronde una curva con il materiale che avevate preso, previsto, credo che in poche settimane, come hanno fatto anche a Cerignolo, quindi voglio dire fare dei muri di cinta, e poi questi spogliatoi vecchi. Io non so se un domani possa essere fatta, come ha detto l'assessore Nacci, una sala per l'antidoping. Io da tempo, non è che sono addentro alle questioni, ma questo risale già 10-20 anni fa, quindi non c'entra assolutamente questa giunta, questa amministrazione, per chiarire. Li avrei abbattuti, perché è un ricettacolo di rifiuti, ho tolto insieme a Michele Moretti, esatto, la targa dedicata a Nicola Rossiello, che stava per cadere, che l'abbiamo spostata avanti all'ingresso della tribuna coperta, l'abbiamo tolta, muri cadenti che sono lì da anni. Io avrei abbattuto quegli spogliatoi, avrei avanzato un po' il muro di cinta facendo entrare, non è possibile nel 2020 che il pullman della squadra avversaria debba entrare ancora dal cancello carrabile verde, che una volta non era verde e lo sfondavano tra il primo e il secondo tempo per vedersi il secondo tempo gratis. Giusto per vedere. Siccome molti giovani non sanno la storia di quel campo, ve la racconto io. Non sta tutto chiuso. Ve la racconto io, se volete. Va bene. E quindi anche questo è importante. Allora, c'è una domanda curiosità che arriva dal pubblico e incuriosiva anche me, in realtà, conoscere la risposta. Adesso non lo trovo più il commento, però diceva, allora, cosa ha avvicinato il presidente ai colori nero-verdi, cioè da dove è scattata la scintilla dell'amore? Diciamo, per essere il presidente, non voglio fare, perché ha voluto fare questo cambio, perché in effetti i suoi colori, io ma non voglio creare zizzai, problema presidente, però e c'era questa, aveva preso un'altra squadra, un altro colore, però poi lui ha fatto una scelta, io non so, credo che sia forse in questi termini la domanda. No, ma anche, che, ma anche che bisogna prima, anche dirlo per amore di verità. Ma anche prima dei contatti ci sono stati, però chiaramente non si è mai concluso. Quindi questa fase di innamoramento c'è sempre stata, però chiaramente non si era mai concretizzata. Non si è mai concretizzata. Allora io. Quindi era proprio che viene da lontano per, sì, per questo, diciamo, avvicinarsi un po' alla città, ai colori storici del calcio vituntino. Nicolangelo, sì, volevo aggiungere. Volevo farti fare una domanda e poi volevo sviscerare alcune situazioni che avevamo preparato e che. Scusate se mi sono dilungato. No, tranquillo, Nico. No, sei qui per questo. Io volevo solo fare giusto una notazione a margine di quello che di sacrosanto ha detto Nicola poc'anzi sulla struttura. Io penso che anche se il Bitonto fosse stato in terza categoria, qualsiasi amministrazione di qualsiasi colore, non mi interessa,
ma avrebbe dovuto fare più di un intervento fondamentale, ineludibile, indispensabile per mettere a norma una struttura, perché non è possibile che, e poi ci stavamo osservando questa sorta di calore tiepido, se possiamo usare questo simbolo, nei confronti della squadra da parte dei tifosi. Ma vogliamo parlare del fatto che nel 90, quando fu fatto, io ricordo qualche anno dopo, ma proprio qualche mese dopo, parlando con Giorgio De Trizio mi disse: è un gioiello, è stupendo. Stiamo parlando allora, così come prima Nicola parlava del palazzetto dello sport, che quando fu costruito era uno dei migliori della Puglia, se non ricordo male, da Franco Nacci, buon'anima, ottima anima, non buon'anima. E voglio dire, perché, e questo succede a Bitonto, abbiamo in quel momento il top della realizzazione delle strutture sportive e poi nel tempo non si fa altro che abbandonarlo, deperire, farlo decadere, per poi ritrovarsi sul groppone delle situazioni che, è vero, diceva giustamente il Presidente, bisogna fare degli interventi per renderlo a norma, per poter affrontare la Serie C, ma io penso che in questo momento, come è ridotto il campo, come diceva Nicola, io penso che sia veramente difficile poter intervenire in maniera tempestiva in un'ottica futura. Ripeto, anche se fosse stato in terza categoria, a Barletta, no? Stanno mettendo il Puttilli, lo stanno rimettendo a nuovo e non credo che il Barletta sia in Serie C. Ma posso dire una cosa? Io a volte, perché si vorrebbero puntate intere, ma io una volta sono e andato, dalla regia già ci dicono di accelerare. Scusate, sono andato un ex assessore in un periodo X e ho fatto notare che la parte finale della rete di recinzione vicino alle panchine era arrugginita, con delle sporgenze così, e ho fatto salire l'assessore una domenica prima di una gara e gli ho fatto vedere, toccare con mano, una cosa tra l'altro pericolosissima, perché essendo il campo per destinazione un po' ristretto, non c'è la pista eccetera, era anche pericoloso per l'incolumità dei giocatori. Dopo così è rimasto un po' interdetto e anche, come dire, meravigliato, e allora si intervenne per cercare di migliorare. Quindi non bisogna fare, uno si deve anche rendere conto e cercare nel possibile, con le risorse a disposizione, per carità, di avere ora una prospettiva del genere. È ancora un fatto che va oltre, perché se la tua casa è lo stadio Città degli Ulivi, anche sperando o diciamo augurandoci il fatto che possa esserci la promozione in C, la casa di una squadra, e quindi in questo caso il Bitonto, è lo stadio Città degli Ulivi, non può essere certamente, che ne so, Andria, Molfetta, lasciamo stare Bari perché diciamo sarebbe una cosa di... Per cui se la casa è quella, va costruita, va migliorata, giusto perché è quella la casa. Io dico soltanto la tempestività e soprattutto trovare un accordo, una sinergia, per non essere sempre separati in casa, polemiche, disguidi. Cioè, a volte bisogna anche dialogare in maniera un po' diversa. È una cosa mia personale. Quando c'è di mezzo il bene pubblico bisogna sempre dialogare. Sempre. Oh, sì. Allora, io direi, prima abbiamo visto alcune foto, Francesco, c'è una foto sulla quale vorrei soffermarmi un attimo e credo sia la foto numero 12, se la regia ci può un attimo aiutare. E faccio vedere questa foto perché vorrei chiedere a Francesco, quest'anno per la prima volta da quando sei nel calcio, ho avuto la fortuna e il piacere di vivere sin dal primo momento questa tua avventura calcistica a Bitonto, per la prima volta in questa stagione, in questo percorso, al tuo fianco, non sei solo forse economicamente, ma non sei solo a livello umano, spirituale, vero, e umano, perché c'è la tua famiglia, c'è tuo padre, c'è tua madre, ci sono. E qua ce l'abbiamo tutto, la famiglia, logico, eh? Sì. Potremmo studiare, abbiamo dietro le quinte anche la generazione successiva. Attenzione. Sicuramente Sindaco Camerino è una figura presente ogni giorno, sappiamo anche noi tra di noi oggi che cosa ha fatto sempre per il bene della squadra. Sicuramente è un toccasana,
spirituale al cuore, ma anche una forza ulteriore a perseguire questo obiettivo. Gli rimprovero che si è lasciato contagiare, insomma, da questo virus, da questa passione, però è fondamentale per me, perché la sua maturità è anche un freno per me, ecco. Quindi sono veramente contento, insomma, che si sia avvicinato e ci stia seguendo giorno dopo giorno in quella che speriamo, quel sogno di arrivare nel professionismo. È vero che suo padre all'inizio, diciamo, non era proprio entusiasta di questa scelta? No, nella maniera più assoluta. Mi ha sempre detto... Diciamo il nome del papà, io non lo ricordo, perché molti miei Giuseppe. Se lo ricordano anche, diciamo, amici di vecchia data, coetanei. E qui abbiamo il Giuseppe. Il Giuseppe Pippo. Quindi c'era un po' di ritrosia. Sì, sempre, mi ha sempre detto. Collega di Tribuna Stampa. Pippo. Chi te lo fa fare? Però vedo che poi alla fine, vedendo anche l'ambiente, i ragazzi, soprattutto quest'anno, insomma, sono veramente eccezionali e ce la stiamo godendo, dai, è un campionato che ci stiamo godendo, no, e speriamo sindaco Camerino. Per dire che questa familiarità dovrebbe spingere un po' la città, io tocco sempre questo tasto un po' dolente, diciamo, questa città ad essere più partecipe, ad interessarsi, forse, diciamo, a volte la società potrebbe fare anche un passo più avanti, magari fare qualche presidio quando ci sono le partite di cartello, stampiamo le locandine che io ripeto di farle, stampo io in privazione, far girare i giocatori, una volta i giocatori prima di andare allo stadio, al campo, negli anni della Serie D giravano la domenica, perdone Nicola, nelle scuole, non so, sportivi, correte numerosi, condivido, noi stiamo facendo numerose iniziative ogni domenica con le scuole calcio, abbiamo portato anche la scuola Cassano, la terza D dell'istituto Cassano De Renzi, tra l'altro li ringraziamo perché veramente il loro striscione, il loro incitamento è stato meraviglioso, però poi, dato che, consentitemi, sulla pagina Facebook, fortunatamente, sfortunatamente, la gestisco io, mi chiedono le locandine che stampiamo e diamo alle persone da affiggere, e questo, ribadiamo, tutto con la gratuità delle persone che collaborano attorno al Bitonto Calcio, e, però poi gli spalti restano vuoti, quindi è facile chiedere e poi non condividere. Mi riallaccio alla riflessione che faceva prima Manuel da casa, parlava di medie e così via, 400-500 persone a Gravina, 130 biglietti venduti per Taranto, che credo che per una squadra prima in classifica che va a giocare alla Iocovoni, da prima in classifica, non credo che sia capitato prima di andare allo Iacovone da primi in classifica e da favorite del match, 130 persone sono un numero che, secondo il mio modesto parere, qui parlo come Nicolangelo Biscardi, non come l'ha detto Stampa, responsabile della comunicazione del Bitonto, sia un numero davvero che lascia un po' magro, a desiderare. Magro. Io non voglio chiedere i numeri, ma a prescindere da Bitonto Foggia, i biglietti staccati, al di là delle presenze, la media qual è? Io non so, non voglio fare i numeri per fare i conti col bilancino, però credo che non siano numeri eclatanti, non facciamo numeri, ma non credo che siano eclatanti, pur con le presenze che si vedono. E un tasto, secondo me, che è qualcosa che bisognerebbe cercare di alimentare, di promuovere, ma è quel passo in avanti che il Presidente auspica a livello proprio di città, cioè di interesse, di interessarsi anche di più, di capire magari quali sono i problemi, di vedere che una persona comunque riesce da solo a tirare avanti una barracca. Io aggiungerei anche soltanto per tenerselo stretto. Perché io da tifoso nero verde, perché così. Insomma, io credo che sia questo, perché poi è un campionato molto dispendioso, difficile, è una squadra che comunque sta andando al di là, perché comunque anche perché Nicolangelo, perdonami
se vi interrompo, sì. Ci sono gli utenti da casa che scalpitano perché molti tifosi che ci stanno seguendo e molti utenti vogliono fare una sorpresa al presidente. Tu ne sai qualcosa? Io ne so qualcosa, perché si parla di passione, il presidente poc'anzi parlava di amor proprio. C'è qualcuno che però è davvero innamorato del Bitonto e ha voluto condividere con noi in questi giorni, in queste sere, lasciare una traccia, una testimonianza, sia per il qui presente Francesco Rossiello, ma sia anche per tutto il Bitonto, per mister Taurino, per la squadra, perché a prescindere dai numeri c'è chi ancora crede per davvero al raggiungimento di questo grande sogno. E quindi chiedo alla regia di dare spazio alle voci dei tifosi. Tutti i tifosi veramente del Bitonto che hanno il sangue nero verde, vi prego di continuare a lottare fino alla fine. Forza, perché ragazzi! Perché noi abbiamo un presidente che è un leone nero verde. Ai nostri leoncelli posso dire solo una cosa: non mollare mai. Noi dobbiamo andare in C, ragazzi, quindi, e vi supportiamo, siamo con voi. Non mollate mai. Buonasera, salve a tutti gli amici in studio. Volevo incentivare e stimolare la squadra a fare sempre meglio, perché l'obiettivo è sempre alla portata. Sappiate che siete sempre in gamba, siete dei campioni, non è cambiato niente. È da preventivare che delle cose potessero andare non tanto bene quanto vorremmo. In più, siamo sempre primi. Non mollate, non mollate, perché siete in gamba e ci crediamo in questo sogno che ci vede tutti partecipi. In bocca al lupo, ciao. Forza ragazzi, noi ci crediamo. Il vostro sogno è il nostro sogno. Forza ragazzi, tutti insieme per raggiungere la Serie C. Forza Bitonto! Dai, forza! Dai. Sempre e ancora con più forza è il momento di dimostrare chi siamo, da dove veniamo e dove vogliamo andare. E io aggiungo, avete tanti fan fra gli studenti. Forza ragazzi! E nei momenti di difficoltà, dove i veri ultras, i veri tifosi, sono più vicini alla squadra, e noi sicuramente lo siamo. Forza Bitonto, non molliamo, perché siamo la squadra più forte. Conquistiamo la Serie C. Dai ragazzi, dai, non molliamo proprio adesso. Non molliamo, noi siamo il Bitonto. Dobbiamo andare assolutissimamente in Serie C. Crediamoci. Forza Bitonto, mine one unit, mine! Dai ragazzi! Noi ci crediamo? Forza Bitonto! Forza Bitonto! Quando esco di casa per andare allo stadio, per andare allo stadio a tifare Bitonto, a tifare Bitonto! Avanti ragazzi! Riprendiamo il discorso interrotto alla partita di Gravina. Non è successo assolutamente niente. Ci sta fermarsi, perché siamo esseri umani. Finora abbiamo fatto qualcosa di veramente meraviglioso. Voglio pensare che le favole nel calcio esistono. È la favola Leicester in Inghilterra, che ha vinto la Premier League, è la prova lampante che bisogna credere nei propri mezzi e non bisogna mai mollare. Avanti tutta ragazzi, forza Bitonto, sempre! Forza ragazzi, non mollate, fateci sognare! Mister, ti voglio bene, forza Bitonto! Portateci in Serie C! Dai Bitonto, ale! Da quando sono emigrato, il Bitonto ha cominciato a vincere e non si è più fermato. Coincidenze? Non lo so. From Leeds, with love, come on Lions, come on Bitonto! Ciao a tutti, sono Maria, una tifosa storica del Bitonto Calcio e io rappresento, è vero, il passato, la storia del tifo del calcio per Bitonto, ma rappresento anche un presente bellissimo che stiamo vivendo, ma sono convinta che vivremo ancora un più bel futuro insieme, perché io, come tanti altri veri tifosi qui a Bitonto, ci credo, noi tutti ci crediamo. Forza ragazzi, andiamo avanti, non molliamo in questo sogno che noi tutti vogliamo realizzare. Un bacio a tutti.
Ragazzi, avete costruito un sogno di domenica in domenica e ora questo sogno va realizzato e lo realizzeremo tutti insieme. Sì, sì, vogliamo la C. Dai ragazzi, questo è un momento di difficoltà, ma se un sogno ha tanti ostacoli, significa che è quello giusto. Dai ragazzi, io ci credo. E voi? Forza! Vitonto! Sì! Lo, 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 lo! Dobbiamo vincere! Forza Vitonto! 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 E allora è tornato finalmente il sorriso sul volto di Francesco Rossiello, preso dalla sorpresa. No, sono quelle sorprese che danno una carica immensa. 8 vittorie le prossime, 8 vittorie. Compresa quella dello Zaccherini. Compresa lo Zaccherini. Ovviamente, soprattutto. Soprattutto. E questo è uno spaccato dello zoccolo duro di cui dicevo prima. Ho visto qualche ragazzina, anche qualche donna, sto vedendo anche delle donne che vengono sugli spalti in tribuna per assistere alla gara, che sarebbe anche auspicabile incentivare, perché quando è il fascino del presidente pure, attenzione, delle donne, attenzione, è importante, oltre però anche quello dei bambini, degli studenti, dei ragazzi, e quindi questo è un terreno, diciamo, da incentivare, da cercare appunto di sossare ancora, non scusami, di dare ancora più spinta. Del fertilizzante, perché ci vuole anche, si fa insieme, cioè si costruisce insieme, e mi piacerebbe vedere anche molte delle vecchie glorie dell'USB Tonto, del calcio nero verde, essere anche più presenti intorno a questa squadra, non lo so, è una cosa che ho sempre auspicato, perché ne sono passati tanti, alcuni hanno fatto anche la storia di questa città, della squadra che è stato il Bitonto anche in passato, quindi un po' di afflato, di stare ancora un po' più insieme, perché questo rush finale, sperando che ci sia questo rush finale per i motivi che abbiamo detto prima, porti al risultato che il presidente, quindi ritengo che stasera ci sia stata una risposta importante. Il presidente non è sicuramente uno che si tira indietro a 8 partite dalla fine, e questo dovrebbe tranquillizzare l'ambiente, e questo ambiente che dovrebbe dare più sostegno, più incoraggiamento alla squadra, che credo fino adesso comunque abbia meritato ampiamente e ha fatto molto in un contesto competitivo veramente difficile come quello di quest'anno. Anche perché è facile dire la Serie D, il girone H di Serie D, è il girone più difficile, con le squadre più importanti, di piazze importanti e blasonate, poi però bastano 3 risultati negativi e restare comunque sempre al primo posto per andarsene tutti in depressione. Mi sembra sempre esagerato. Mario, una tua ultima riflessione, perché ci avviamo in chiusura di questa puntata. Vabbè, a conclusione di quello che si è detto, anche è stato fatto un richiamo forte a tutto il popolo neroverde, e peraltro giustamente tu sottolineavi qualche mugugno, lo stesso mister ha detto: posso anche comprenderlo, per carità che ci sia, però effettivamente stiamo parlando di una squadra che aveva dei numeri, che l'han posta al vertice del calcio europeo, addirittura, ovviamente sono campionati che non si possono, però aveva dei numeri, tuttora, perché siamo sempre in vetta, ha dei numeri straordinari. Effettivamente quello che diceva Francesco, il gruppo è fatto anche da uomini, io ecco per questo indicavo il secondo tempo di domenica. Il secondo tempo di domenica ho visto davvero dei leoni in campo che volevano, ecco, è mancato veramente nulla perché forse si potesse ricostruire quel mosaico di forza e tempra interiore che ha finora caratterizzato questo gruppo. E poi infine torno a dire, abbiamo fatto bene, devo dire, tutti quanti, a partire da Nicolangelo, a incentrare questa puntata su Francesco dopo questo momento particolare e visto il momento di questa pausa per questo problema molto più grave che riguarda tutto il paese. È giusto incentrare su Francesco, che ecco,
Francesco, è bene tenerselo stretto, legarlo a doppio filo, a doppia corda, alle sorti di questa città e della... perché innanzitutto è una persona seria. E abbiamo parlato di tanti argomenti e Francesco rimane coerente da quando lo conosco. Si parlava giustamente, diceva Nicola, è ambizioso. Francesco, se dovesse conquistare col Bitonto la Coppa del Mondo, state tranquilli che si metterebbe in testa di conquistare la Coppa del Mondo. E Francesco è l'ultimo, il dodicesimo dei giocatori ed è il primo dei tifosi, tra l'altro. E poi credo che abbia il massimo degli ottimi rapporti con tutti gli altri dirigenti di tutte le altre squadre, e ovunque si vada in giro tutti quanti non hanno che parole di elogio e lode nei confronti del nostro presidente. Quindi non è, ripeto, aveva ragione Nicola, non sono salamelecchi gratuiti questi che stiamo facendo, io penso che sia soltanto una constatazione della realtà. Dunque non ci resta veramente che rimanere accanto a questo gruppo e al mister, a tutti coloro, a tutto lo staff degli invisibili, che invece fanno un lavoro oscuro ma molto visibile soprattutto nel suo riverbero quotidiano, se non addirittura domenicale, e poi soprattutto di stringerci ulteriormente a coorte tutti quanti insieme, avendo come punto di riferimento Francesco Rossiello. Presidente, se si fosse giocato a Casarano poteva essere la partita veramente quasi un crocevia prima di fare poi di andare poi a Foggia, quando poi sarebbe... Io sono convinto che non sbaglieremo nessuna partita più, sono proprio convinto al 100%, perché i ragazzi hanno capito l'importanza ora degli ultimi due mesi e faremo di tutto per centrare l'obiettivo. Quindi io punto tanto sull'entusiasmo della città, della piazza, perché è la nostra arma vincente, quella che ci porterà alla gloria. E con questo inno finiamo alla gloria. Finiamo in gloria. Finiamo in gloria. Con questo inno alla gloria. Concludiamo in gloria. E noi ci andiamo a pizza. E va bene, ci sta. Dai, vogliamo andare, andiamo, anche se non bisogna frequentare luoghi affollati, magari troviamo una pizzeria. Noi quattro eravamo proprio a distanza non vergognosa. Abbiamo violato tutte le indicazioni. Qualche colpo di tosse mio e di Francesco Rossiello è partito, ma ringraziato tutto questo la sinistra è freddura domenicale, che poi chi a me la sinistra va sempre bene sui campi alla freddura domenicale. Dunque io ringrazio innanzitutto Francesco Rossiani. Grazie a voi grazie Pres per essere stato qui con noi. Grazie a voi, buonasera. Ci voleva la carica del numero uno, la carica dei leoni, come l'avevo scritto nel post di presentazione. Ringrazio Nicola Lavacca. Grazie a voi. Per aver accettato il nostro invito, è stato un spero di non aver sollevato qualche polverone. No. È andato tutto liscio. Non uscire più, stai tranquillo. Ringrazio ovviamente Mettiti Mario in quarantena Sicolo. Ringrazio sono ovviamente. Io che ringrazio voi sempre. Mario Sicolo, è un piacere. Quest'oggi mi ha salvato in calcio d'angolo. Però sei stato fortunato perché hanno chiuso le scuole, quindi ora sei più libero. Grazie, molto gentile. Ringrazio ovviamente Viviana, oggi new entry dall'angolo social. New entry, ma spero diciamo che sia stata una breve parentesi. New esci, gestire tutti i commenti da casa è davvero difficile, ma io ringrazio ciascuno di voi perché siete stati in diretta almeno in 100 contemporaneamente, ci avete scritto tanti da tante parti diverse d'Italia, non solo da Bitonto, quindi avete ringraziato la radio, siamo noi che ringraziamo voi per l'affetto con cui ci seguite ogni settimana. Io approfitto di questa parentesi per darvi appuntamento a sabato alle 18:30 con il 00 notizie che va in onda ogni settimana. Grazie a voi. Direttrice, questa è casa tua, è giusto che tu sponsorizzi il tuo prodotto editoriale, è legittimo. Ovviamente ringraziamo la famiglia Mingirulli alla regia, Filippo padre e Danilo figlio. L'altro Pippo, Giuseppe / Pippo in affiancamento alla cabina di regia, che ha preferito uscire da Mica 9, ma no stasera, ma bene, ce la segniamo. Quando verrà in sala stampa la domenica ci ricorderemo di ciò. Pippo mi guarda con occhi che mi sta odiando.
Allora, ringraziamo davvero tutti voi tifosi del Bitonto. Vi invito a restare sempre sintonizzati e collegati sulla pagina Facebook della nostra società, perché chiaramente vi terremo aggiornati passo passo sull'evolversi della situazione, sulla ripresa dei campionati. Nel frattempo ricaricate anche voi le batterie. Ricaricatevi anche voi le pile e soprattutto cerchiamo di essere tutti uniti, compatti, oltre che accanto, al fianco del Bitonto Calcio e del presidente Francesco Rossello, anche nell'affrontare questa emergenza che, ai noi, è un'emergenza nazionale. Grazie a tutti voi e buona serata. Questo programma è stato offerto da Trascorriamo un terzo della nostra vita riposando e dormire su materassi troppo datati o di scarsa qualità può portare all'insorgenza di patologie molto fastidiose che condizionano la nostra vita, come malumore, irritabilità, dolori alla schiena, mal di testa, dolori cervicali o agli arti. Per recuperare la forma fisica e la voglia di sorridere, non esitare. Chiama ora il numero verde 800 910 323 per una consulenza gratuita e senza impegno. 'Cause we don't wanna grow up.